Ciao a tutti ragazzi, sono sempre io il vostro amico Federico 95 Ita e benvenuti finalmente al 12° episodio di Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo Nuzlocke, sempre accompagnati dai nostri cari amici colleghi di Pokédex 97 e Frake. Ciao ragazzi e bentornati. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo episodio. Allora ragazzi, siamo qui sul percorso 113 e ora a Brunifoglia. Nella scorsa parte c'è morto ridicolo. No. Ma non ce ne frega un cazzo. Allora, cosa fare? Siamo a Brunifoglia. L'hanno già esplorata dei Pokédark e Freak nella scorsa parte, quindi io direi che si può proseguire direttamente verso le cascate Meteora, giusto? Sì, verso il percorso 114 innanzitutto, poi sotto ci sono allenatori, robe e cose random. C'è tanta gente. Direi di battere questi pescatori che si trovano qui sul ponticello, guarda. Esatto, vado anch'io. Come al solito ragazzi vi invito a lasciare un bel pollicione in su e naturalmente rispondere alla domanda del giorno di questo episodio. Quindi fate voi. Insomma, la mia squadra ragazzi è rimasta quasi invariata. Ho fatto salire soltanto il mio, come si chiama, Tossica, che è salito di un livello. Perché ho sfidato i restanti allenatori che mancavano praticamente, ovvero quelli che non avevo sfidato nella scorsa parte. E niente, io c'ho da fare un botto di lotte in doppio ragazzi in questi 12 episodi. Quando mai? In questi 12 episodi finalmente ho capito la differenza tra Smeraldo, Rubino e Zaffiro. La differenza è che non c'è pace ragazzi. Gli allenatori sono veramente... Ho rieditato i video e tutto e posso capire che gli allenatori di Smeraldo sono il doppio di quelli di Rubino e Zaffiro. Sono stati molto più cattivelli su Smeraldo, dai, diciamolo. L'hanno fatto per te. Sì. E devo dire anche che la difficoltà, i livelli, sono sempre di 2 o 3 superiori, capito? Quindi ragazzi, vabbè, comunque, del resto abbiamo fatto questa Nuzlocke in 3 appunto per far vedere le differenze anche di tutti e 3 i giochi, quindi è stata una cosa buonissima. Sì, abbastanza direi. E devo dire anche che ragazzi, se vedete i miei Pokémon allenati più di quelli dei miei compagni qua, ora sapete il perché, insomma. Ci sta. Minchia, zio, ci sta. Io direi di chiedere magari qualche fanart per quanto riguarda Ridicolo, perché ragazzi, povero. Disegnate una fanart per Ridicolo e inviatemela sulle fanpage, perché veramente se le merita Ridicolo, poverino. No, non c'è frega un cazzo come al solito. Ma raga, niente, raga. Ancora più bello se mi arrivasse qualche fanart di me in una posizione molto possente con il mio bel team, perché davvero ragazzi io sto una favola. Ma guarda che Dark non mi è mai capitato una fanart così epica. Cioè raramente. Di solito ci capita la Lega. Magari alla Lega ci sarà qualche artista che ci vuole fare un disegno epico. Vabbè, certo, quando avremo i Pokémon evoluti al loro massimo magari. Esatto. Senza... Eh beh. Sì, c'ho 5-6 fan che sanno disegnare veramente molto bene. Mi inviano ogni tanto qualche fanart sulle Nuzlocke, però me le inviano raramente perché ci si impegnano veramente tanto a farle. Certo, e vengono dei capolavori veramente stupendi, veramente ragazzi. Allora, io sto battendo questi allenatori. Ragazzi, in questa parte arriveremo alle cascate Meteora, dove ci sarà il Team Hydro e il Team Magma, che fanno come al solito bordello. Dopodiché ci fermeremo a Ferugivoli e termineremo la parte. E poi nella prossima, naturalmente, sapete già cosa dobbiamo andare a fare, no? Se non lo sapete, ve lo diciamo nella prossima parte. Lasciamo un po' di suspense. Va bene. Come al solito vi ringraziamo perché stiamo vedendo questa Nuzlocke sta veramente raggiungendo dei risultati notevoli, quindi grazie mille. Grandi. E niente, io ho battuto questa. Qua ci sta la casa di Lanette, vero? Si chiamava? Di quella dei PC. Sì, quella dei PC. Tra l'altro qua possiamo fare un'altra cattura in questo percorso. Esattamente. E preannuncio che all'interno di questo percorso c'è Swablu. Esatto. Tra Swablu e Sivipar, ragazi, o Sivipar. Potete Zangoose. Se non sbaglio si trova anche. Oh, l'ho trovato! Che botta di culo! Chi? Zangoose. Swablu. Pensavo Zangoose. Okay. Ok, provo anch'io, vediamo. Che botta! Bravo, Dark. Attenzione. Non l'hai trovato. Oh, Swablu. Pure tu. Pure tu. Poi tipo l'unico sfigato è Fede che non trova. Vediamo io. Non trova nessuno. Swablu. L'hai trovato? Anche tu. Sì, maschio. Ah, grande, io femmina. Ma è io tipo femmina. Si può sì, dare anche Dark, di che tipo è? Un soprannome. Volante? Drago, cioè per adesso volante. Poi diventa? Drago, poi... Se non sbaglio, drago a partire dal secondo stadio evolutivo. Secondo ed ultimo. Cioè Altario. Sì, esatto. Poi devo fare attenzione a non ammazzarlo, però. Ok, io ragazzi l'ho catturato.
Perfetto. Sì, dovrebbe essere di tipo volante ora. Poi diventa volante drago. O solo drago, non me lo ricordo, raga. Uccidetemi. Drago, sì, forse anche volante. Boh, non mi ricordo. Vabbè, per essere sincero, io regalo. Allora, chiamo... andiamo con la cattura. Lo chiamo Nuvola a sto punto. Nuvola. O è più un nome da femmina, Nuvola? Io, guarda, è femmina. Ho già un soprannome azzeccatissimo. Allora, com'è? Non te lo posso dire. Vabbè, sentite, raga, io lo chiamo Nuvola, anche se è maschio, perché sti cavoli. Cioè, Nuvola. Sì, Nuvola ci sta benissimo. Nuvola. Io lo chiamerò Ariel. La chiamerò Ariel. Perché Ariel? Ariel. Ci sta, no? Sì, dai, Altaria. Non trovo il collegamento. Altaria. Ah, Ariel. Scusa, è vero, perché stavo pensando a Swablu. Vabbè. Ariel, poi non lo so, Aria, cioè quel collegamento di tipo volante, non lo so. Ok, Nuvola, ragazzi, è di tipo normale volante adesso. Mentre poi diventerà di tipo... Sì, diventerà di tipo drago, pensando. Se non sbaglio. Allora, il mio è di natura docile, a livello 16, con beccato, ruggito, sgomento e canto. Ed è... ah, vabbè, alterna cura. Cura che viene sostituito. What? Yeah. Ah, buona. Per ora, ragazzi, io non lo aggiungerò in squadra. Se trovo Trapinch, aggiungo Trapinch. Se non trovo Trapinch, tengo Swablu. Semplice. E io farò la stessa cosa di Fede. Esatto. Allora, io invece stavo pensando al soprannome. È molto, in maniera molto originale, copio Fede, però in inglese. Quindi lo chiamo Cloud. Cloud. Ovvero, però, Fede, facciamo una cosa, guarda. Sì? Magari lo tengo in team. Sì? Tipo per rattoppare, cioè iniziare ad allenarmi. Perché perdendo così, cioè perdendo allenatori, allenamento, sì? Automaticamente si perde campo. Cioè, come, non lo so, non hai lo stesso Pokémon allenato dopo un bel pezzo di storia che ti sei fatto. Quindi magari alleno Ariel, me la porto in team. Mm-hmm. Deciso così, magari se trovo Trapinch lo sostituisco. Ah, ok. E no, io penso direttamente a Trapinch. Se dovessi trovare Trapinch, poi naturalmente se non lo trovo me l'alleno in off camera nell'erba, tutto qua. Promo che ci penso pure Swello. Ma infatti a te che ti serve un altro tipo volante, sinceramente. Nah, fotte sega, vabbè, lo deposito, scusate. Sì, perché non avrebbe senso a te, Dark. Mentre per me, che io non c'ho un tipo volante. Io non ce l'ho, quindi. Allora, qui lui ha usato Graveler, ho paura di un autodistruzione, vado subito di assorbimento. Ma poi lo sai perché Flygon è anche più utile. Certo. Perché è anche di tipo terra. Sì, e può imparare volo. E a me la cosa che mi interessa è volo. Perché contro l'erba, che è super efficace il volante, c'ho comunque Combusken, per dire, capisci? Sì. Beh, comunque, se proprio si deve parlare dei tipi uguali al team, io ho pure Cameron, che è un tipo terra. Però comunque non fa differenza perché è anche un tipo fuoco, quindi è un misto. Sì, vabbè. Beh, in ogni caso, vediamo un pochino come me la studio. Per adesso va tutto bene. Sì, io intanto volevo vedere se c'è un repellente, ma non credo che c'ho un repellente. Dimmi di sì, per favore. Io dovrei avercene un bel po'. Mi sembra di averli comprati, ragazzi. Cioè, impossibile che non ce l'ho. Dove sono? Dove sono i miei repellenti? Non c'ho i repellenti. Ma porca. Io ho appena finito la lotta in doppio. Allora, raga, un attimo che vado a prendere i repellenti, perché io non vivo senza repellenti. Ah, Dark, non hai detto una cosa. Cosa devo dire? Dimmi. Il Zigzagoon. Ah, no, ragazzi, aspetta, devo finire questa lotta. Non è vero, non è vero. Perché le cose giuste si devono dire. Non è vero, non è vero. Fermi tutti. No, fermi tutti. Grazie, Fede, per avermelo ricordato. Freak mi odierà da oggi, ragazzi. Allora, un momento, perché questa si deve dire per forza. Ma io avevo detto che la gara era finita quando ho trovato la seconda. No. Non c'è bisogno. Non c'è bisogno di continuare questa gara. Questa è una gara del secolo, ragazzi. Guardate un po' qui sotto cosa ho trovato. C'è la terza caramella rara. Wow. È un cittone, ragazzi. Che non si può competere contro i cheat. E purtroppo non ci sono cheat per questo emulatore. Li avremmo usati comunque. Sì, perché, ragazzi, quindi... veramente per il Visual Boy Advance 3 a 2 frame non ci sono, quindi beh. Bravo, Dark. No, davvero voglio continuare questa lotta. Voglio vedere. Ma io lo toglierò. Gioco. Voglio vedere a fine gioco. Ah, quindi tu tieni uno slot impegnato per un Zigzagoon. Per trovare 5. Le caramelle rare. Per trovare. Esatto, okay. È lo schiavo proprio, lo schiavo assoluto. Ok, contento tu. Finché non troviamo tutti quanti i Pokémon al completo, voglio vedere fin dove arriviamo. Comunque, voglio dire una cosa, ragazzi. 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 Vi ricordate Tossica?
La nostra cara. Vi sto dicendo che sta facendo il devasto. Uccide il tutti. Delirio. Tutti. Ammazza dai, tutti. Ragazzi. Ed è fortissimo Swalot, ragazzi. Per ora. Poi si vedrà più avanti. Vabbè, ho battuto Franco. Ciao Franco. Io? Sarò Franco. Ciao Franco. Sarò Franco. Sarò Franco. Sarò Freak. Sarò Freak. Sarò Freak. Comunque, ragazzi, siamo già a 10 minuti. Ancora non abbiamo raggiunto le cascate meteora. Vabbè, comunque non durerà tanto la pappardella col team leader e il team magma, quindi state scialli. C'è scialla, raga. Graziano. Graziano. Graziano Cesare. Ok, ragazzi, ho battuto anche quest'altro allenatore. Mamma mia, quanti ce n'ho, raga. Mamma mia, assurdo. Io sono proprio già sulle rocce lì, che ci sono... Attenzione, sassata su Zasu. No, va bene, ok, Graziano, quindi tu hai appena battuto Graziano. Io sto lottando adesso con Graziano. No, io... sto lottando adesso contro Slugma. Comunque, ragazzi, ricapitolando, nessuno di noi ha messo Swablu in squadra? Per ora no. No. Per ora no. Ok, volevamo tutti trovare Swablu, alla fine nessuno ha messo Swablu. Va bene. No, però comunque è una buona conquista, sapete? L'abbiamo conquistato, ragazzi. Finalmente è nostro. Bravo. Ok, io sono qua sulle rocce, pronto a battere i cicci. Hai catturato Swablu? Bravo. No, vabbè. Ma dai. Bravo. Che poi io quel video gliel'avevo pure linkato a Dark su Facebook, ti ricordi? Sì. Stai facendo un video? Bravo. Mi hanno fatto un sacco di remix, fantastico. Sì. Vabbè, comunque. I remix sono i più belli. Oh, esatto. Io. Comunque, fa tipo, io proseguo. Fa tipo, bravo. Fantastico. Ah, mi ha trovato una ricarica totale, ci sono andato vicino. Bravo. Io ci provo. Dai, Ziggy. Immagino Dark, fate una fanart a Dark che dice al suo Zigzagoon: hai trovato una caramella rara? Bravo. Dark, sommerso da caramelle rare. Con gli occhi rossi, però, lo deve dire. Bravo. Ma le caramelle rare, comunque, sono il doping dei Pokémon. Quindi vi io ne andrei così. Comunque, le fanart potete inviarle nelle pagine Facebook private di ogni rispettivo YouTubers. YouTuber. Allora, ragazzi, un'altra lotta in doppio. Wow. Sgocciola. Sono già qui alle cascate meteore. Aspetta, prima di entrare, aspetta. Così facciamo vedere la scena insieme. Così facciamo vedere la scena insieme. Va bene, allora andiamo insieme. Io sono contro il tizio dei Geodude. Sì. L'hai battuto? Io ho la lotta in doppio con Geodude e l'ombra. L'ombra è di tipo... il ritorno di Ludicolo, ragazzi. Io non vorrei ritornare a Bronifoglia per ricaricare i Pokémon, perché ormai sto lontano, cioè. Vabbè, tanto non ci sono sfide qua. Già. Forse soltanto una. Dai, Fendifoglia, il mio Lizard a livello 29. A che livello ce l'avete il vostro starter? 33. 33, quindi ci sei quasi. Eh sì, perché ragazzi, se vedete il mio Apollo un po' troppo alto, è perché contro fiammetta, no? Secondo voi io che mossa posso fa? Cioè, non posso mandare il mio appunto tossica, non può farcela tossica. Toxica. No. Mentre fossero da ragazzi, morirebbe con un Vampata. La scelta più giusta secondo me sarebbe Apollo, credo proprio di sì. Poi magari quando si evolve in Blaziken, direi che la vittoria è quasi assicurata. Non quasi, diciamo, Magari trovi qualcosa prima. Anche Swablu, non lo so. Ma non c'ha mosse tipo acqua, eh? No, guarda che fino a fiammetta io non aggiungerò Pokémon, ragazzi. Dopo fiammetta aggiungerò forse Trapinch. Se non c'ho Trapinch aggiungo Swablu. Insomma, la scelta è quella. E beh, poi Trapinch è un pochino più... può essere un pochino più recente, cioè forse è un pochino più recente Baltoi, sai? Comunque in entrambi i casi spero di trovarlo veramente. Vediamo un po'. E ragazzi, un'ultima cosa che vi volevo dire è che batto un altro avventuriero. Quanti sono? Vi volevo dire, ragazzi, che faccia prendere il riduttore a Skipper, che dite, al posto di azione magari. Ovvio. Cioè, sì. Che lo chiede a fa. No, vabbè, consiglio generale. E niente, ragazzi, allora vi volevo dire che subito dopo il deserto, se noi andiamo a sud e raggiungiamo di nuovo Ciclamipoli, da lì potremo raggiungere a est il percorso per andare naturalmente a Forestopoli, si chiama così? Sì. Ecco, e verso quel percorso, ragazzi, possiamo tentare in Manetric. Esatto. Io sono davanti all'ingresso di cascate meteora. Idem, comunque. Quando entro. Volete entro. Ecco, batto l'ultimo, doppio calcio. Machop, muori. Sì. Ok, ora entro anch'io un attimo.
Intanto, tiriamoci pollici intanto, Freak. Sì, yeah. Voi ragazzi, ho visto Fake che nello scorso episodio non sapeva che fare mentre mi aspettava, stava dietro a un vecchietto e continuava a spingerlo. Infatti che non sto girando i pollici, guarda, no, io sto... Era il tizio quello lì che ricorda le, le mosse, che era un ciccione enorme. Quello che come cuore se le mangia. mica se le tiene per scherzo. E mi sto girando in tondo con i tasti. Ok, entriamo. 3, 2, 1. Entriamo. Via. Go. Siamo nell'atmosfera delle cascate meteore. Allora ragazzi, devo dire una cosa. Un attimo, riguardo... prima di andare, carissimo Federic, mi pare che ci sono degli strumenti, eccone qui uno. Salendo quelle scale a nord, trovate una cura totale, quindi cura recuperateli totale. Perché non ritorneremo tanto facilmente qui alle cascate meteora. C'è il Pokémon selvatico. Anche per me. Chi anche è? Me. Zubat. Che potrebbe essere buonissimo, perché... Sì. Per le, che ne so, se ci saranno caverne, cose da esplorare. Per evitare qualche altra cattura. Infatti, proprio di Zubat. Sì. Esatto, e volevo catturato, dire, in quanto io sto già davanti al team Idol e al team Magma, che questa grotta in Horas, Rubino Omega Zaffiro Alfa, mi è piaciuta tantissimo, ragazzi. Sì, davvero era fatta. Non potete bene. Capire quanto mi è piaciuta l'acqua e l'atmosfera, la musica, veramente. Un remake con incontro cazzi, veramente. Comunque... Sì, a me è piaciuto in generale tutto il remake, devo dire. È fatto veramente bene. Sì, ma soprattutto le cascate mi sono piaciute particolarmente. Allora, praticamente il team Idol adesso inseguirà il team Magma, che vanno in cima al vulcano, inseriscono ragazzi, le meteorite e vogliono risvegliare il vulcano. Fare bordello. Sì, fare bordello. Vogliono distruggere praticamente tutta la regione di Hoenn. Ma il team Idol dice no, noi vogliamo spiagge e abbronzarci tutto l'anno. Fare tipo uno slogan, vero? E abbronzarci tutto l'anno. Vabbè, yeah. Ok, che soprannome do a Zubat? No, vabbè, io non gli ho dato soprannomi, tanto non lo terrò in tipo Dracula. Di... verrà depositato automaticamente. Chiamalo Dracula. Va bene. Ci sta. Dottor Dracula. Dottor Dracula. Vabbè, raga, io praticamente il primo incontro in questa grotta è un... si possono, anche si possono anche trovare Solrock e Lunaton, tra l'altro. Beh, Non siamo stati così fortunati. Zubat, ragazzi, non lo catturo perché non c'è Crobat. Purtroppo non c'è, quindi finché non facciamo il Pokédex nazionale non possiamo farlo, quindi no. Vabbè, verrà depositato principalmente nel parannumero, dai. Ho trovato appena Solrock, che palle. E niente ragazzi, io sono uscito ora dalla grotta, batto il Karateka, dopodiché si può stoppare questa parte. Ma diciamo che è stata... dalla parte di Ferruggivoli? Sì, a Ferruggivoli ragazzi stoppiamo la parte e ci vediamo con la prossima parte dove faremo tante cose belle. Allora un momentino. Allora qui sto parlando con il team che quasi stanno scappando e rincorrendo. Max, bla 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 bla. Maxi. Sono appena uscito anch'io, ok. Percorso 115 quindi. Sì. Ok. Ho battuto Nob cintura nera. Sono salito a livello 34 con Apollo. È un buon livello, calcolando che nella prossima parte dovrò già affrontare il capo del team Magma, che fa malissimo con il suo Mictiera e i suoi Pokémon over potenti, supremi, insomma, avete capito? Sì. E niente, allora, uso spaccaroccia e prendo lo strumento dall'altra parte, dopodiché io ho battuto tutti gli allenatori. Ragazzi, la prima parte dove batto tutti gli 115. Allenatori, La prima. Bravo. Ah no, c'è una lotta in doppio. No, non sei più bravo. Bravo, Fred. Ah, ok, sono contro il Karateka pure io. Ragazzi, ma una mia piccola perplessità, ma come dovremmo raggiungere Ferruggipoli se non abbiamo surf? No, mi sa che mi sono sbagliato, non volevo dire Ferruggipoli. Per Brunifoglie da qua, mi dici. Qua sotto, no, cosa c'è qua sotto, scusa? Qua sotto c'è un... arriveremo a Ferruggipoli. La città... Allora è a Ferruggipoli. Sì, però devi avere surf per arrivarci. Scusa, là come torniamo indietro, mi stai dicendo? Aspetta. Ma io non volevo dire Ferruggipoli. Mi sa che mi sono sbagliato. Cosa volevi dire? E che ci sta sotto? Che città c'è? Ferruggipoli. Dark, mi stai prendendo per il culo. No, te lo dico. Non mi ricordo cosa c'è allora. Aspetta un attimo, mo vedo. Allora, se volevi andare a Cuor di Lava. Ma no, ma quello nella prossima parte. Ah, ok, allora no. Oddio, Oddio. Mi stanno per uccidere. Aspetta che forse qua si trovava uno strumento. Lo ricordo io. Ok, ho battuto anche questo, ragazzi, salgo, no. Prossima mossa sarà un Spoink. Che carino Spoink, lo volete Spoink? Spoink. Non l'ho mai giocato Spoink, però secondo me potrebbe essere... Si trova a passo selvaggio. Sì. Spoink. Va bene. Ok. Momento, ragazzi, qui c'era uno strumento, me lo ricordo. No, dai, dov'è? Qui.
Sì, vero? No. C'era uno strumento nascosto, caspio. Ok, io sto sfidando anche la tipa che stava correndo in spiaggia e poi ho sfidato tutti. Ok, bravo. Allora, io, ragazzi, salgo al 29 con Tossica. Ho battuto anche questa. Ho fatto anche questa lotta in doppio. Anche Fusso Rodà sarà al 28. Buono a sapersi. E niente, ho battuto Ettore e anche l'altra psiche. E niente. Manca allora, la Dark, dato che tu non so cosa stavi dicendo, se noi continuiamo qua sotto, no? Scusa, sì. Che città è questa? Scusa, perché non capisco. Ferrogicoli, quella che c'è sotto. Allora, perché dici che dobbiamo raggiungerla con Surf? Perché? Come vorresti arrivarci? Aspetta. Ma io ci sono a Ferrogicoli. Normalmente, Dio. Bisogna saltare. Ma infatti io dicevo, ma che sta di questo? Non può essere che mi sono... Che non c'è... Mi sembrava che non ci fossero le staccionate con le... che collegavano la città. Era tipo una cosa di cui mi stavo già preoccupando. Vabbè, meno male. Okay. Ma infatti io dicevo, forse mi sto sbagliando io città. O forse lui rincoglionero. No, meno male. È perché non pensavo ci fossero le staccionate, ah, ecco. Capito? Ok, ragazzi, okay. Praticamente siamo qui a Ferrogicoli. Qua adesso io si procederà per... Però. Qua, voi l'avete preso? Sì. La Megabon, vabbè. Verso il percorso, il percorso 116, ragazzi. Si procederà per il tunnel. E dal tunnel si arriverà praticamente fino a Cordilava. Dovremmo arrivare fino al deserto, praticamente. E niente, noi ci vediamo con la prossima parte direttamente da qua, dove faremo tutta la strada per arrivare al deserto. E poi dal deserto prenderemo la funivia, dove ci porterà finalmente in cima al Monte Camino, dove faremo un bordello. Esatto. Bene. Da Federico. Posso dire una cosa? Zigzag ha trovato una pepita. Per questa volta ti sei salvato, Fred. Ma la prossima volta non accadrà. Niente, da Federico è tutto. Va bene. Un like, un commento, iscrivetevi ai canali. E noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti. Bye bye. Alla prossima.